comune pensare che in inverno la natura dorma, ma non è così. I suoi ritmi sono semplicemente rallentati e già a inizio febbraio è possibile percepirne i primi accenni di vero risveglio. Nuove gemme sugli alberi, le prime fioriture a colorare il sottobosco ed alcuni animali che cominciano la fase riproduttiva. Tra questi c'è una piccola creatura non molto conosciuta che passa facilmente inosservata sia per le dimensioni che per il mimetismo. Infatti la colorazione del suo dorso fa sì che si confonda bene con il sottobosco. Eccola qua, questa è la salamandrina dagli occhiali. Questo piccolo anfibio ha abitudini prevalentemente terricole. Abita nel sottobosco, nascosta tra tronchi marcescenti e pietrame. Durante però il periodo riproduttivo ha bisogno di raggiungere l'acqua per poter deporre le uova. Questi anfibi appartengono all'ordine degli urodeli, ossia quegli anfibi dotati di coda anche allo stadio adulto. Il breve rituale di corteggiamento si svolge sulla terraferma. Alla fine del rituale, il maschio deposita a terra la spermatofora, che viene raccolta dalla femmina con la cloaca, trattenendola fino a quando le condizioni ambientali saranno favorevoli all'ovulazione. Solo la femmina, quindi, entrerà in acqua per deporre le uova, attaccandole alla vegetazione sommersa o a delle rocce. Questo potrebbe essere un maschio. La salamandrina dagli occhiali è un endemismo appenninico, il che significa che è presente esclusivamente sul territorio italiano, dalla Liguria fino alla Calabria. Una caratteristica di questi anfibi è la colorazione aposematica del ventre. Questa serve per avvisare i predatori della propria tossicità e quindi scoraggiarli. Inoltre, il pattern ventrale è unico per ogni individuo, un po' come le nostre impronte digitali. La salamandrina dagli occhiali ed il suo habitat sono minacciati dall'attività umana, che nel tempo ha causato una progressiva alterazione e scomparsa degli ambienti in cui vive, in particolare dei corsi d'acqua necessari per la deposizione delle uova. La sopravvivenza di questa specie è messa a rischio da molti fattori, come dalla distruzione della vegetazione ripariale, dall'inquinamento delle acque e dall'introduzione di fauna alloctona, ossia di pesci, nello specifico trote, che non appartengono a questo habitat e che predano indistintamente uova, larve e adulti. Sono circa 20 milioni di anni che la salamandrina abita il nostro pianeta e noi abbiamo la responsabilità e il dovere di rispettarla e tutelare gli habitat in cui vive.